Buongiorno e ben ritrovati all'Astro TG in questo 2024. Oggi è il 2 gennaio 2024, ci ritroviamo dopo la pausa festiva, quindi ben ritrovati dall'Astro TG anche con questo nuovo microfono, spero che funzioni bene. Ci siamo lasciati con luna piena del segno del Cancro che è avvenuta il 27 dicembre. Prima di tutto avevamo l'opposizione Sole-Luna, ovviamente con un Sole nel segno del Capricorno e una luna nel segno del Cancro, quindi luna piena nel segno del Cancro. Un'opposizione, come sempre, rappresenta una situazione di tensione. La luna piena è un manifestarsi con la luna al culmine della sua pienezza, quando si vede completamente illuminata in tutta la sua sfera dai raggi del sole. Rappresenta una situazione di tensione, ma anche di manifestazione e di compimento, di quello che era successo 15 giorni prima con la luna nuova nel segno precedente del Sagittario, e se vogliamo andare ancora più indietro, il ciclo maggiore, che era quello di 6 mesi prima, con la luna nuova nel segno del Cancro. Andiamo a vedere appunto come si è manifestata questa situazione di tensione e nel contempo di manifestazione e di raggiungimento di quelli che sono gli scopi di tutte le lune piene. La luna piena nel Cancro riflette la luce del sole, un sole che è in Capricorno. Quindi un Sole in Capricorno, da una parte a livello sociale ci rappresenta un manifestarsi di quelli che sono i voleri societari di tutta la società, quindi la direzione verso cui andiamo, verso cui le elite ci vogliono spingere. Quindi da questo punto di vista una Luna in Cancro può avere un lato negativo, diciamo, in un certo senso, perché la Luna nel Cancro manifesta nel popolo. Quindi Luna e Cancro, entrambi aspetti del popolo, quelli che sono i voleri dell'elite, dei governi, a volte dei governi oscuri, di chi conduce. Il Capricorno è un po' il padre o la madre, comunque colui che ci indirizza verso, che indirizza i suoi figli verso una certa direzione. E spesso, ovviamente, il volere non è quello dei figli, il volere è quello dei genitori e dipende appunto verso dove il genitore ci vuole spingere. E non sempre il volere dei genitori, il volere di benevolo o che fa le giuste scelte per i propri figli. E noi comunque non siamo figli, siamo esseri umani, cioè a livello societario non siamo proprio dei bambini, siamo comunque degli individui che a volte devono raggiungere una certa maturità. Quindi da una parte la Luna in Capricorno può essere nefasta se la vediamo dal punto di vista della società, quindi dell'astrologia geopolitica, perché appunto dipende chi dirige il popolo, verso dove vuole portare il popolo. A volte può essere come un genitore punire il figlio, e dipende anche poi se questa punizione sia violenta oppure utile. Però dall'altra parte invece dal punto di vista individuale un Sole in Capricorno che riflette la sua luce nella luna in Cancro può essere un forte aiuto di risveglio individuale, una forte energia che ci permette di raggiungere degli obiettivi, perché il Capricorno è il segno della concentrazione, del focus e del raggiungere gli obiettivi prefissati, ed è questa energia che poi permette ad alcuni di noi di non subire quelle forze che a volte possono essere malevole da parte di chi dirige, di chi tira le redini del mondo. Quindi è un sole molto utile per un risveglio individuale se non possiamo purtroppo permetterci un risveglio collettivo. Parleremo oggi dunque principalmente della luna piena nel segno del Cancro e vedremo come può svilupparsi, come si era sviluppata 6 mesi fa fin dalla luna nuova nel segno del Cancro e cosa ci porta e cosa ci può portare questa nuova energia e ci soffermeremo anche su un'analisi di quelle che sono le direzioni che sono già state tracciate dalle elite di cui abbiamo parlato, che sono le direzioni dei 17 punti dell'agenda dell'ONU, Agenda 2021-2030, in questo anno molto importante che è il 2024, che è un anno di passaggio poi al 2025, che è la metà esatta di questo percorso verso cui le elite vogliono spingere il popolo, gli obiettivi capricornini, appunto, verso i quali le elite vogliono spingerci. Vedremo a che punto siamo con tutti questi 17 punti e soprattutto vi tradurrò per chi non riesce a capire,
cosa si tratta effettivamente, di cosa, qual è lo scopo nascosto appunto dell'elite dietro questi 17 punti. Quindi tradurrò i 17 punti che ovviamente ci vengono rappresentati in maniera edulcorata, con delle belle frasi che ci fanno sperare nel meglio dell'evoluzione, però io vi tradurrò questi 17 punti nel loro lato oscuro, quello che non ci viene detto, il riverso della medaglia che ci viene nascosto, in modo che sia chiaro finalmente quali sono i veri scopi o comunque il lato negativo degli scopi prefissati dall'agenda ONU per il 2030. E questo anno appunto è molto particolare perché il 2024 ci spinge quasi uno spartiacque per alcuni primi obiettivi che verranno raggiunti nel 2025, perché il 2025 anche a livello astrologico ed energetico è molto importante. Infatti vediamo che qui si nasconde anche una stella di David, la stella che verrà a crearsi nel cielo nel 2025, dove i pianeti saranno disposti a formare nel cielo con i loro aspetti questa forma a stella di David, molto emblematica. E questa disposizione planetaria prevista per il 2025 fa capire a molti astrologi che è un momento importante, non solo per l'anno, non solo perché ci troviamo alla metà dell'agenda 2030, ma anche perché i pianeti vogliono indicarci qualcosa a livello energetico di molto importante con questa stella di David che viene a crearsi. E ovviamente una luna piena può essere una grande fonte di energia per quelli che sono gli obiettivi prefissati dall'elite, quindi gli obiettivi di questo sole in Capricorno. Ma prima di iniziare lanciamo la sigla, così avete il tempo di mettere like, di abbonarvi al canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanellina se volete essere informati sull'uscita di ogni nuovo video e di condividere alla fine il video se vi sarà piaciuto. E rieccoci alla strategia per parlare di questa luna piena nel segno del Cancro. Iniziamo per capire verso dove ci può portare questa luna piena. Iniziamo col parlare cosa è successo 6 mesi fa con la luna nuova nel segno del Cancro. Era il periodo delle sommosse, queste sommosse a Parigi che hanno fatto parlare di una possibile guerra civile. Parigi era sulla soglia della guerra civile nelle banlieue. E quindi ritroviamo appunto la forza del Cancro. Nella luna nuova, nel segno del Cancro, effettivamente abbiamo detto che il Cancro e la luna sono il segno del popolo. Bene, con una luna nuova dove sia il sole che la luna si trovano nel segno del Cancro, è possibile, come lo dimostra anche la storia, quando i valori Cancro sono forti, che ci possono essere delle rivolte, delle rivoluzioni, insurrezioni popolari. In questo periodo, infatti, 6 mesi fa, con la luna nuova nel segno del Cancro, vi era questa guerra civile annunciata in Francia, in tutta la Francia. Vi sono state appunto sommosse dei quartieri popolari dopo che è stato ucciso un ennesimo figlio di extracomunitari. Non si parla sicuramente di extracomunitari senza permesso di soggiorno, probabilmente sono anche cittadini francesi, però che fanno parte di queste banlieue dove vi sono generazioni ormai installate di extracomunitari che spesso vivono un po' precariamente o comunque ai limiti della legalità o della delinquenza, e un bambino è stato appunto vittima di una sparatoria da parte della polizia ed è morto. Un po' come ci fa pensare anche gli avvenimenti verso i neri in America con l'assassinio di Floyd, per esempio. Bene, questa tematica ritorna, è una tematica che riguarda gli extracomunitari, ma riguarda il popolo, quella parte disadattata del popolo che si rivolta, che si ribella. 6 mesi fa, con questa luna nuova nel segno del Cancro, il popolo è stato protagonista con le sue rivolte, con le sue rivendicazioni. Adesso, quindi, con la luna piena nel segno del Cancro, potremmo aspettarci qualcosa anche di forte. Sono degli eventi potenziali che però a quanto pare non si sono manifestati, perché la luna piena nel segno del Cancro è passata,
e nessuna rivolta in particolare si è manifestata. Quindi ecco perché oggi parleremo invece di quelli che sono i piani dell'elite, perché probabilmente questa luna piena, che è diversa da una luna nuova nel segno del Cancro, qua si tratta di una luna piena nel segno del Cancro, quindi con il Sole nel segno opposto che è il Capricorno. Quindi potremmo immaginare che invece vi sarà un avanzamento dei piani dell'elite, un qualcosa di diametralmente opposto agli avvenimenti di 6 mesi fa. Ed ecco perché oggi andremo a prepararci strategicamente, così come lo fanno le elite, che preparano dei piani a nostra insaputa. Noi utilizzeremo le energie planetarie per prepararci ad essere pronti, o comunque di essere capaci di non farci scalfire da quelli che sono i piani dell'elite che vanno a nostro discapito, attingere soltanto a quelle energie che possono farci rispondere positivamente a questi piani che sono voluti da poteri più forti ai quali noi non possiamo opporci. Però possiamo fare in modo di cambiare la nostra vita, le nostre strategie per ottenere comunque a livello personale il meglio, se non si può ottenere a livello societario. Ognuno sta di attuare la propria strategia, però almeno oggi cerchiamo di essere a conoscenza di quelli che sono i piani che vengono fatti a nostra insaputa e a nostro malgrado. Anche perché i gradi sabbiani di questa luna piena nel segno del Cancro, quindi il grado dove si trovava esattamente il Sole e la Luna, sono dei gradi abbastanza problematici, ci mettono in allerta, sono un po' scomodi, infatti li andremo a leggere, li vediamo qui simboleggiati con questo treno che schiaccia una macchina e questo sarebbe un indiano. Andremo a vedere infatti di che parlano questi 2 gradi sabbiani. Uno è il seguente: un'automobile schiacciata da un treno ha un passaggio a livello. La probabilità di un disastro quando un desiderio irrazionale viene a contrastare il corso impersonale quasi ineluttabile delle abitudini collettive. E quindi qua vediamo appunto quello che abbiamo detto finora, questa differenza fra quello che avviene nel mondo, nella società a livello energetico e quello che invece dobbiamo lavorare a livello individuale e personale. La volontà collettiva della comunità ha il potere di portare la distruzione a un individuo non in linea con il suo destino. Il grado sabbiano proprio parla di quello che ci siamo detti finora. Dobbiamo essere noi in linea con il nostro destino per ovviare ai voleri dell'elite, alle intenzioni verso cui ci porta la società, che potrebbero essere sì a livelli collettivi dei percorsi utili per tutti noi, ma a livello individuale, se non siamo allineati con noi stessi, potrebbe essere distruttivo. Cioè, i piani dell'Agenda 2021-30 possono anche essere a livello elevato dei piani nobili, e loro infatti ce li raccontano facendo vedere quanto siano nobili, però dietro portano un valore distruttivo a livello individuale, e se noi non siamo allineati con il nostro destino, possiamo subire i voleri dell'elite invece che reagire e affrontare al meglio questi cambiamenti che ci portano verso la nuova era dell'acquario. Quindi anticipazione delle conseguenze inconfutabili delle nostre imperfezioni. Quindi si tratta di anticipare e migliorare quelle che sono le nostre imperfezioni, ed è questo a cui ci spingono i valori delle energie del Capricorno e del Sole in Capricorno. E poi continua: per quanto onoriamo il diritto dell'individuo a essere pienamente autoespressivo, è sempre bene ricordare che ciò che deve avvenire nel contesto della comunità. Quindi effettivamente c'è una interdipendenza in una luna in Capricorno fra quelli che sono che è il contesto individuale, quello che è il contesto collettivo. Qualsiasi tentativo di ripudiare il nostro ruolo come parte di qualcosa di più grande ci metterà di fronte ai nostri difetti e scopriremo che non possiamo sfuggire al lato negativo di ciò che siamo. Quindi, allo stesso tempo, si tratta anche di non ripudiare e di accettare quello che è ineluttabile e che verso il quale ci spinge la società. Poi passiamo invece all'altro grado sabiano, quello dell'altro astro in questione, fra i 2 gradi, appunto, dove si trova il Sole e la Luna. E mentre il primo parlava di questa automobile schiacciata da un treno, l'altro invece è rappresentato da questa figura qui, che sarebbe un indiano, e vediamo di cosa parla. Spedizione: alcuni remano, altri seguono, una danza di guerra. E quindi anche qua già possiamo vedere dal titolo che in una spedizione, quindi in un obiettivo comune verso cui si sta andando, alcuni remano,
e altri eseguono una danza di guerra, quindi come vengono spartiti i ruoli per una spedizione che sarebbe un obiettivo comune. E quindi appunto si tratta di capire da che parte vogliamo stare, fra quelli che remano e quelli che subiscono in un certo senso, o quelli che prendono in mano le redini. Così come chi ci governa prende in mano le redini e riesce ad eseguire una danza di guerra, si occupa effettivamente di incitare gli altri, anche noi nel nostro piccolo possiamo essere padroni e incitare gli altri però verso una consapevolezza e non l'andare verso l'ineluttabile. E questo si fa attraverso la collaborazione, la cooperazione. Ed ecco perché questo è il grado sabbiano, se non sbaglio, è proprio quello della Luna, che ci riporta verso una collaborazione dei popoli. La realizzazione che ogni iniziativa richiede non solo azioni pratiche, ma anche una stimolazione psicologica. E questo l'elite lo sanno bene, abbiamo bisogno di una stimolazione psicologica per andare verso alcuni obiettivi verso i quali naturalmente non andremmo. Ed ecco perché nel 2025, oltre alla stella di David, ci sarà questo importantissimo passaggio di Nettuno e Saturno ai primi gradi dell'Ariete. Perché appunto, dopo aver attraversato questi due astri, il segno dei pesci, vi sarà una sorta di nuova spiritualità, nuovi ideali che potranno poi, col transito invece di Nettuno e Saturno nel segno dell'Ariete, attecchire proprio sull'uomo e quindi creare un nuovo uomo con nuovi ideali. E sarà a noi, appunto, in questi lavori che faremo con le energie della Luna, delle lune nel segno del Cancro e del Capricorno, a fare in modo che questa nuova umanità, sia a noi, per noi, a livello personale, produttiva e non la subiamo. Sebbene altri purtroppo la subiranno. E poi il grado sabbiano continua. Quando arriveranno i problemi, il bisogno di agire in modo assertivo diventa più forte del desiderio di usare grazia e gentilezza. Ecco, questo parla magari di un bisogno a volte di sottomettersi a questi voleri dell'alto. E questo non è bene, perché in questo caso noi subiamo, ecco, i voleri altrui. Quindi occorre usare il potere per evitare la catastrofe, capire il potere che ci viene imposto dall'alto e sviluppare all'interno di noi un nuovo potere per evitare questa catastrofe dove porta tutti quanti ad un'assertività. Come abbiamo detto, l'era dell'acquario, l'abbiamo detto più volte, sarà un'era divisa fra una parte di popolo che subirà e una parte di popolo che sarà in un certo senso risvegliata. Quindi la parte risvegliata è quella parte uraniana, di Urano che governa l'acquario, la parte sottomessa sarà quella parte saturnina, che è l'altro governatore del segno dell'acquario. Nella misura in cui la calamità o una guerra tengono unito un gruppo, è chiaro che questo fatto può essere utilizzato da spietati strateghi come strumento attraverso il quale unire gli individui in un'espressione molto più stretta della coscienza di gruppo. Quindi questo grado sabbiano ci parla anche a livello simbolico di guerre, ma questo livello simbolico della guerra poi può anche tramutarsi in vera e propria guerra. E appunto siamo appunto tutti sotto i riflettori di quello che sta avvenendo nel vicino Oriente. I leader machiavellici lo hanno fatto nel corso della storia, certamente nel mondo di oggi, forzare la loro presa sulla leadership e promuovere il loro potere di autorità. Quindi usare la guerra e anche l'unione del popolo nei confronti di un nemico comune per controllarci. Ed è quello che ha fatto un po' Mattarella nel discorso di fine anno, dove ha detto che non dobbiamo lasciarci andare all'indifferenza davanti agli eventi catastrofici della guerra. Non è bene, ovviamente, l'indifferenza. Ecco come parlano psicologicamente sempre in positivo per farci credere che le loro intenzioni sono positive. Ma in realtà è vero, l'indifferenza è una cosa brutta davanti alla guerra, però è anche brutto prendere posizione per creare unione ed essere indirizzati dai leader verso l'odio del nemico, ad esempio, e quindi tenerci uniti per portarci alla catastrofe, come dice qui, usare il potere per evitare la catastrofe. In questo caso il nostro potere dobbiamo utilizzarlo, dobbiamo svilupparlo in noi per non farci soggiogare dal potere di chi vuole controllarci e portarci alla catastrofe. Saremmo stupidamente ingenui se negassimo che ciò accada
e deve essere prevenuto se si vuole che la guerra finisca. E veniamo finalmente al dunque, veniamo a parlare di questi 17 obiettivi dell'agenda ONU. Ecco, però questo farà parte di una seconda parte del video censurata che potete continuare a guardare cliccando nel link sotto nei commenti. Andate quindi giù nei commenti e troverete il primo link continua del video.